Zappella, derby con il Teramo è una partita da non fallire, sei d'accordo? Sì, assolutamente una partita da non fallire, è una partita dove noi vogliamo riscattarci da questo ultimo periodo che è stato un po' più difficile rispetto a tutti gli altri e abbiamo voglia di far bene, tornare a far bene come stavamo facendo all'inizio. Sicuramente sarà una partita diversa rispetto a quella di 10 giorni fa in Coppa, però la formazione di Guidi ha dimostrato tanta aggressività, tanta corsa e vi ha messo in difficoltà. Sì, loro sono assolutamente una buona squadra, come tante altre che ci sono in questo girone qua. Loro sono molto bravi, sono molto abili nel palleggio, sono una squadra organizzata e sono una buona squadra, però ovviamente a noi questo ci deve importare poco perché il nostro obiettivo resta comunque quello di vincere ogni partita. Adesso, al di là di Gennaro e Chiarella, che sono in infermeria, è una squadra che da tempo stavo lavorando al completo. Questo quanto è importante? Cosa che era successo poche volte fino ad ora? No, è molto importante perché comunque è un allenamento che si fa il grosso del lavoro a livello di squadra, quindi avere un organico al completo è sempre una cosa molto positiva e adesso che lo siamo, che siamo quasi tutti bene, come hai detto tu, cerchiamo di dare il massimo in tutte le partite, ancora di più e cerchiamo appunto di andare a vincerci questa partita qua. Ti chiedo un'ultima cosa, ti chiedo, adesso al di là del 4-3-3 delle ultime settimane, anche con il centrocampo a 4, quindi con Zappello, Cancellotti esterni, rispetto alle prime di campionato andavate un po' meno, tu avevi segnato il gol all'esordio, mi ricordo quei cambi gioco tra i due esterni che non si sono visti più, ma cosa è successo? Probabilmente mentalmente siamo stati magari un po' più, diciamo, spaventati da quello che è successo, che abbiamo visto, e magari siamo concentrati più magari nella fase difensiva che in quella offensiva, e un po' come magari tutta la squadra, infatti magari abbiamo fatto meno gol per questo motivo qua, probabilmente la voglia di tornare come eravamo all'inizio campionato c'è e lo dimostreremo già domani. Bocca al lupo. Crepi, grazie.